Oggi con Sandro Senesi e la pagina dell'Osante per la nostra crescita personale andiamo un po', insomma, su qualcosa di materiale, se vogliamo, no? Perché parliamo di soldi. Senti Sandro, come potrei costruire un capitale in poche mosse? Mi puoi aiutare? Cioè, capisco che sono un po' venale, però insomma, forse quello che anche tanta gente... Allora, diciamo così, avrebbe forse detto quello mio che... babbo vincere la Sisa. Ma sto pensando quanta gente c'è, e questo mi dispiace, che veramente gioca tantissimo proprio per ottenere questo risultato, e purtroppo c'è anche chi si rovina, quindi è veramente oggi una malattia questo. Però ecco, magari guardiamolo invece sotto un altro aspetto, e che è un aspetto per una crescita personale e non quello che deve servire invece per non realizzarci e farci del male, ecco. Allora, innanzitutto secondo me bisognerebbe capire cosa significa essere ricco, e nelle definizioni la definizione si complica un po'. Quando è che siamo ricchi? Quando si guadagna 10.000 euro al mese? Quando si vince al Superenalotto? Oppure se abbiamo un jet personale? Magari sono tutte cose che ci avvicinano alla nostra idea di ricchezza, ma nessuna la c'entra in pieno. Esiste una bella definizione di ricchezza, secondo me, che dice che la nostra ricchezza è direttamente proporzionale al numero dei mesi in cui riusciamo a mantenere il nostro tenore di vita senza lavorare. Quindi per essere ricchi servono due condizioni: avere la possibilità di smettere di lavorare e avere un capitale che ci permetta di mantenere il nostro stile di vita senza dover la mattina alzarsi dal lunedì al venerdì per lavorare. Quindi esiste una definizione molto pratica di ricchezza. La nostra ricchezza è direttamente proporzionale al numero dei mesi in cui riusciamo a mantenere lo stile di vita desiderato smettendo di lavorare al momento. Ok? Quindi ci sono due condizioni per essere considerati ricchi. Una è quella di avere la possibilità di smettere di lavorare, e l'altra è quella di avere un capitale che ci permetta di mantenere il nostro stile di vita senza dover alzarsi la mattina dal lunedì al venerdì e andare tutti i giorni nel posto di lavoro. Allora, in questa occasione parliamo di capitale e come lo possiamo costruire in quattro semplici mosse, che poi tanto semplici non sono. Immagino. Allora, la prima condizione necessaria per iniziare a costruire un capitale è una: avere entrate superiori alle uscite e risparmiare la differenza. Ora, mi dispiace se deludo qualcuno che si aspettava qualche tecnica per fare soldi facili, no? Per quello c'è il web, che è pieno di consigli e occasioni per fare tanti soldi e subito. E poi ci sono anche altri vari modi, contrari magari all'etica e alla legge, che talvolta portano buoni risultati, ma noi ovviamente non siamo interessati a queste cose, e comunque poi i risultati non sempre sono apprezzabili. Ci sono dei delinquenti che non hanno una lira, fondamentalmente. Quindi, riconsiderando il nostro faticoso percorso per fare soldi, dobbiamo instaurare l'abitudine al risparmio. Per farla ci sono alcuni modi per partire. Stabilire una percentuale delle nostre entrate che da destinare al risparmio. Più sarà alta e più il nostro capitale inizierà a crescere in modo esponenziale. Decidiamo fin da subito quanto risparmiare. Io credo che sia adeguato una cifra almeno del 20% delle entrate mensili. Consideriamo questo 20% come una rata da pagare al più esigente degli esattori, noi stessi, per la nostra ricchezza, che va a beneficio della nostra ricchezza. Paghiamo la rata per prima cosa, il giorno stesso in cui riceviamo lo stipendio, prima di pagare bollette, prima di fare qualsiasi altra cosa, perché se ci pensiamo magari è l'investimento migliore per avere uno sviluppo. Costruire un capitale deve essere un obbligo verso noi stessi. Una volta che abbiamo risparmiato mensilmente questi soldi, dobbiamo costituire un capitale di sicurezza.
Se abbiamo deciso di risparmiare almeno il 20% delle entrate, destiniamo la metà di questo importo ad investimenti a basso o bassissimo rischio. Ora, di investimenti sicuri c'è solo il conto corrente, e se andiamo a studiare bene, anche lì bisogna capire bene. Però ci sono dei prodotti finanziari, nelle assicurazioni, bancari oppure titoli di Stato, che sono relativamente poco rischiosi, ok? Ovviamente non danno nessun interesse, sono praticamente a zero, ma il capitale di sicurezza ha lo scopo di instaurare l'abitudine al risparmio, per creare lo zoccolo duro del capitale. Quindi non ci importa a questo punto quanto ci darà di utile, che gli investimenti a basso rischio non lo danno l'utile fondamentalmente, ma ci dà l'abitudine a mettere dei soldi da parte che saranno il nostro capitale, la nostra ciambella di salvataggio. Queste mosse ci abituano a costruire appunto il nostro capitale, e per evitare di perderlo e ci mette al sicuro dai vari rischi, ci evita di perderlo quando magari le cose non vanno abbastanza bene. Se vogliamo però costituire un capitale, non possiamo giocare soltanto in difesa, ma dobbiamo andare anche all'attacco. Quindi la terza fase è quella di generare un capitale di crescita. Abbiamo detto 50% di quello che risparmiamo capitale di sicurezza, l'altro 50% però lo dobbiamo mettere in investimenti ad alto o ad altissimo rischio. Questa volta però non parliamo di strumenti finanziari, ma di investimenti veri e propri. Questo significa che per creare il nostro capitale di crescita dovremo adottare una mentalità imprenditoriale. Fare del business online, oppure investire in un'attività che ci appassiona, fare del trading in borsa, partecipare a un seminario che ci dà particolari competenze per iniziare un'attività. A differenza del capitale di sicurezza, il capitale destinato alla crescita deve diventare un generatore di cassa. Bisogna cercare continuamente di trovare nuove opportunità dove investire questo 50% che abbiamo risparmiato. Diversi investimenti si dimostreranno fallimentari, ma non ha nessuna importanza. L'importante è non pensare neanche per un istante ad utilizzare il capitale di sicurezza, no, per appianare eventuali buche che si sono create. Quello deve essere intoccabile, scordiamoci proprio di averlo. Se sapremo continuare ad investire in nuovi investimenti, arriverà sicuramente il momento in cui i rendimenti si moltiplicheranno e la semplice idea inizierà a generare dei frutti tangibili. Quando il capitale di crescita avrà iniziato a generare cassa, quando i nostri sforzi verranno in qualche modo ripagati, passiamo al quarto e ultimo passaggio, che sarebbe quello di realizzare i nostri sogni. Allora, quando appunto questo capitale, questi investimenti che abbiamo fatto iniziano a generare dei soldi, a generare frutti, quello che dobbiamo fare è destinarne ancora un terzo circa ancora nel capitale di sicurezza per incrementare sempre più la nostra solidità. Continuare un altro terzo per continuare ad investire, per trovare ancora nuovi aspetti, nuovi risultati, e l'altro terzo ci si compra la Ferrari finalmente. Allora, io come insomma non ho dato una tecnica mirabolante, esoterica, no, per diventare ricchi in poche settimane, però questo è sono consigli di buon senso, no, applicati alla gestione delle finanze personali di tutti i giorni, e con qualche sacrificio. È chiaro che da niente nasce niente, però con qualche sacrificio e con un po' di razionalità si riesce anche a fare qualche cosa.
La cosa interessante quando hai parlato proprio del capitale di sicurezza, che molte volte è molto importante, dobbiamo dire, no? Questo qui ci dà quindi lo stimolo anche per poter proseguire, per poter fare le scelte per il futuro, perché comunque sai che quello ce l'hai. Quindi questo credo che sia fondamentale. Poi dopodiché buttati in questo caso senza mai esagerare e senza mai toccare appunto quel capitale. Quindi senza mai esagerare, perché altrimenti alla fine sei costretta a toccarlo quel capitale. Sì. Giusto, Sandro? È un po' come andare. Allora, l'esempio è controproducente, però in qualche modo c'è un accostamento, come andare in un casinò. Tu metti la cifra che sei disposto a perdere, no? E quella lì la giochi tutta, che sia tanto o poca. Poi una volta che l'hai persa, come nel 90% delle volte succede, no? Una volta che l'hai persa basta. Cioè, è vero che ce ne hai altri soldi, però quelli non toccarli, perché servono per vedere il museo il giorno dopo o non so cosa. E se va bene ti ripaghi la vacanza, no? Ecco, tu decidi di perdere, di giocare soltanto quelli, e se va bene bene, se va male giochi quelli, e era preventivato. Eccolo qua, quindi questa volta con la pagina dell'Osante insieme a Sandro Senesi per questa nostra crescita personale, qualcosa di più tangibile, dobbiamo dire. E guarda, per il risparmio c'è una sorta di giochino, mettiamola così, che potrebbe essere anche interessante. Come si può vedere in questa immagine, possiamo prendere l'obiettivo di mettere da parte dei soldi per tutte le settimane che sono in un anno, d'accordo? Un anno ha 52 settimane, quindi io tutte le settimane metto da parte a un euro fino ad arrivare a 52. In una cassetta, una scatola delle scarpe, uno la sigilla bene bene in modo che non debba essere aperta, che so, oggi rinuncio al caffè, boom, la settimana dopo rinuncio a un paio di scarpe, 52 euro. E ripeto, mettere da parte tutte le settimane, non la settimana dell'anno perché potrebbe essere complicato, però una volta un euro, una volta 7, una volta 28, in modo tale che quando l'anno è finito la Ferrari no, ma una bella bicicletta, qualora uno la volesse prendere, sarà... I calcoli sono presto fatti, ma se uno vuole avere la sorpresa, sarà una bella sorpresa. Bello, questo è naturalmente qualcosa di positivo che abbiamo voluto così darvi proprio questa sera, quindi e questo lo può fare tutti, no? Perché effettivamente possiamo veramente vederlo per tutti quanti. Quindi grazie davvero, Sandro. Come incrementare il nostro capitale in quattro mosse, abbiamo detto, stiamo parlando di denaro in questo caso, però in maniera seria. Ecco, questa è la cosa importante che abbiamo detto, e guardando sempre naturalmente ad avere sempre una base sicura, perché in certi momenti ce n'è veramente tanto bisogno, dimostrato anche adesso. Quindi grazie naturalmente all'Osante, alla pagina dell'Osante, mandate messaggi, chiedete, troverete sempre risposte, troverete Sandro Senesi sempre pronto naturalmente a rispondere e anche a dialogare con voi. Questo qui è la cosa importante, nessuno vi conosce, ma potete fare delle richieste che sono altrettanto utili, credo, per la vostra vita quotidiana. Sandro Senesi è un coach, è un motivatore, quindi una mano ce la può veramente dare. La pagina dell'Osante, questo naturalmente abbiamo voluto portarvi avanti in questo percorso con questo gruppo che ha sede presso l'ambulatorio della dottoressa Monica Cutini a Subiano in Viaggio 810. Grazie, Sandro.